Al di là di quanto si deciderà oggi, comunque voi intendete comunque ripresentare lo stesso gli emendamenti in Parlamento anche su quota 100, per esempio? Perché quando si crede in qualcosa la si può portare avanti. Ma cosa servono però determinati vertici se si raggiunge un'intesa e poi le stesse cose vengono riproposte una volta in Parlamento? Parlamentare, mi risulta. Non crea tensione al governo. Negli ultimi 15 anni, da quando esiste la legge finanziaria, cioè nel 1978, non abbiamo mai visto emendamenti di maggioranza. Possiamo dire sostanzialmente che la legge di bilancio è chiusa, finalmente le famiglie che fanno figli avranno fondi per asili nido e per aiuti. Si conferma l'abbassamento del cuneo fiscale, significa in busta paga un po' il netto, un po' più bello della tragedia del passato, e allo stesso tempo si confermano quota 100, il reddito di cittadinanza, e si portano avanti una serie di misure green sull'ambiente che sono molto importanti. Le partite IVA restano con regime forfettario al 15% e non ci sono limiti ai beni strumentali, che era una questione che veniva posta. Per quanto mi riguarda, è una legge di bilancio che ci soddisfa, che miglioreremo in Parlamento, perché ci sono alcune questioni che sicuramente in sede parlamentare il gruppo parlamentare potrà affrontare. Su questo impianto, che è un impianto che ha le potenzialità per far ripartire l'Italia, c'è piena intesa e credo che questo sia l'elemento più importante da cui usciamo questa sera. Rispetto a quelli che venivano definiti micro balzelli da Italia Viva, tipo plastic tax, sugar tax, restano nella manovra? La manovra conterrà l'imposta sul zucchero aggiunto alle bevande e sulla plastica. Come abbiamo dichiarato più volte, siamo aperti al confronto con tutti i portatori di interesse, a partire dalle associazioni imprenditoriali coinvolte e con i parlamentari, naturalmente, per migliorare queste imposte. Credo che sia un punto di partenza buono, poi noi ovviamente tendiamo sempre a migliorare noi stessi, le nostre proposte e quello che facciamo. Ministro, lei parla di punto di partenza, però non di punto di caduta. C'è il rischio che poi, arrivato in Parlamento, riparta il rodeo di posizioni? Gli anziani hanno già annunciato ad esempio una serie di emendamenti, voi che emendamenti presenterete? Se tutta la maggioranza sarà leale al fatto che in Parlamento si lavora come squadra, non ci saranno problemi. Noi non ci metteremo assolutamente a presentare emendamenti che mettano in difficoltà la maggioranza. L'Italia Viva dice che presenta un emendamento su quota 100, quindi chiederà i voti alla Lega per abolire quota 100 o a Fratelli d'Italia, che comunque non basterebbero per abolire quota 100, o a Forza Italia, che non ha i voti per abolire quota 100. È probabilmente un'operazione di bandiera, un emendamento bandiera. E tutti ne hanno il diritto, diciamo, sognare non costa nulla. Lo considera un atto di slealtà nei confronti del governo? Io mi meraviglio di chi si meraviglia che Renzi sia uscito dal PD. Sappiamo benissimo in alcuni casi alcuni atteggiamenti del passato, riconosciamo bene, e non mi meraviglio che ci siano nel presente. Io ho fatto tante leggi di bilancio, da sempre anche le forze di maggioranza presentano liberamente emendamenti che poi vengono discussi e vagliati nel confronto interno alla maggioranza. Noi saremo leali a questi tavoli, abbiamo mosso tutte le questioni che non ci andavano bene, fino all'ultimo, fino a stasera. Stiamo facendo il drafting dell'ultima norma su Radio Radicale, la quale norma finalmente prevede una gara per il 30 aprile di quest'anno, del 2020 ovviamente, nella quale Radio Radicale conoscerà finalmente il libero mercato. Quindi 24 milioni che andavano a Radio Radicale non ci sono più. E si fa una gara il 30 aprile, vinca il migliore sul libero mercato per quel servizio, così finalmente la smettiamo con questa mangiatoia di soldi pubblici nei confronti di un'azienda a discapito di tutti quanti gli altri. Radio Radicale proseguirà nel servizio fino all'espletamento di una gara ed è confermato lo stanziamento di cui avevamo parlato, di 8 milioni annui. Questa è un'intesa che è stata raggiunta e che entrerà quindi nella manovra di bilancio. Ma ha detto, è finita la mangiatoia per Radio Radicale, però è un po' diversa la posizione che avete espresso. Guardi, quello che io ho appena espresso è una cosa molto precisa. Si farà una gara d'appalto per questo servizio, fino a quando non si svolgerà la gara d'appalto sarà Radio Radicale, che già lo detiene, a poterlo erogare.